Siamo in compagnia di Michele Virgilio, presidente della Fondazione Opere Laiche Palatine Pugliesi, e di Eustacio Busto, assessore ai lavori pubblici. Oggi si inaugura l'inizio dei lavori per la riapertura del parco giochi in prossimità della stazione. Ecco, come si è giunti ad oggi, a questo momento? Incominciamo con il dottor Virgilio. Abbiamo, come consiglio di amministrazione, accettato la istanza che dalla comunità e soprattutto rappresentata dai suoi rappresentanti istituzionali a mettere a disposizione dei bambini, a rimettere a disposizione dei bambini questo spazio. E il CDA all'unanimità ha deciso che naturalmente valeva la pena di intraprendere questa, anche per un rapporto di fiducia, questo incontro e di stanziare naturalmente le risorse necessarie per poter riattivare questo spazio che secondo noi va in effetti utilizzato meglio che non l'abbandono in cui era fino a ieri, insomma. Ecco, adesso chiediamo all'assessore Busto quando avete iniziato ad attivarvi per questa riapertura. Sì, possiamo dire che immediatamente dopo il nostro insediamento abbiamo avuto il piacere di incontrare Michele Virgilio, che con estrema cortesia e voglia di collaborazione ha accettato il nostro invito a incontrarci, e in quella sede abbiamo deciso insieme che fosse il momento finalmente di collaborare con le varie realtà presenti sul territorio anziché perseguire strade di, diciamo, concorrenziali, di lotta quasi e di contrasto. E abbiamo invece deciso che con le realtà che esistono e vogliono agire sul territorio, fra l'altro va detto per inciso che Michele Virgilio da molti anni persegue questa bellissima idea progettuale del recupero, del ricovero di mendicità Umberto I, e quindi nell'ambito di questa progettazione più vasta l'abbiamo convinto a accelerare quello che era l'intervento su tutta l'area in generale, però in particolare in questa zona occupata un tempo da questo parco giochi, e quindi di ripristinarlo, di riattivarlo, di renderlo nuovamente fruibile per la città. E devo dire che alle parole nel giro di pochi mesi sono seguiti anche i fatti, perché Michele si è attivato, ha dato incarico ai progettisti di realizzare appunto il progetto, e quindi oggi siamo qui ad inaugurare questo bellissimo momento. Ecco, possiamo stabilire la chiusura dei lavori? Possiamo sapere quando? Tra due mesi la impresa si è impegnata a consegnare il manufatto naturalmente completo, anche delle giostrine funzionanti. Alcune saranno ripristinate, alcune sono state acquistate, alcune panchine le acquisteremo anche noi. Comunque credo che sarà un luogo piacevole dove portare i propri figli. Grazie. Arrivederci.